2022 ci apprestiamo a salutarlo e per la PGS Auxilium Genova è stato un anno interessante. Come mai, Mauro? È molto interessante perché in tanti campionati siamo arrivati a un passo da un risultatore, quindi spesso siamo arrivati quarti al campionato italiano di squadra allieve con due squadre, entrambe quarte al campionato di categoria con due atlete e quindi che non hanno potuto fare il campionato italiano per un soffio, quarti posti anche misurare il campionato di specialità nelle clavette. E alla fine dell'anno cosa è successo? Al campionato di squadra, di insieme, non siamo arrivati quarti ma siamo arrivati terzi, abbiamo vinto il bronzo, questo è un risultato storico proprio per la ginnastica ritmica ligure. Una bella soddisfazione, un grande intenso lavoro che produce dei risultati straordinari a livello individuale e anche a livello di squadra. Ricordiamo una Serie A1 che vi regala sempre grandi soddisfazioni. Certo, quest'anno militeremo ancora in Serie A1 e avremo una squadra totalmente rinnovata di giovani, quindi è una cosa interessante, anche questa squadra è pronta per crescere. Quante sono le ragazze che complessivamente segui nel settore ritmica qui all'Auxilio? E siamo intorno ai 170 atleti. Quanto è importante promuovere questa disciplina? Quali sono i benefici che ne traggono le ginnastiche anche in prospettiva futura? Beh, sicuramente la capacità di organizzarsi, sicuramente la capacità di essere pronti in un determinato momento. Spesso alla maturità le ginnaste hanno il problema, come tutti gli studenti, di dover affrontarla e hanno sempre una risposta positiva dallo sport, perché loro per anni si sono allenate a essere pronte a un certo momento quando sono al BIP, quindi anche l'esame di maturità alla fine diventa come una prova a gara. E infine non puoi non menzionare quello che è il tuo fantastico staff tecnico che ti supporta sempre comunque. Certo, Francesca Cugurra, prima su tutti, è veramente anche in questo campionato di insieme ha fatto degli esercizi, ha creato delle composizioni veramente uniche, ha ricevuto i complimenti da parte proprio della giuria italiana.